Avvocato, è arrivato il giorno tanto atteso dopo poco più di 6 anni da quella infausta giornata. Oggi la sentenza al Tribunale di Pescara per la tragedia di Rigopiano. L'udienza è iniziata, subito dopo l'appello il giudice è entrato in camera di consiglio e è attesa la sentenza per il pomeriggio. Che aria si respira qui a Pescara? Allora, sicuramente oggi sarà una giornata molto importante, c'è aria di attesa e soprattutto desiderio di giustizia da parte dei familiari delle vittime. Io rappresento Silvia Angelozzi, che in quella terribile giornata ha perso la sorella Silvia e il cognato Claudio, entrambi quarantenni, coppia di Atri, che aveva ricevuto proprio in dono un voucher per poter stare lì e dovevano uscire il giorno prima, il martedì, e invece sono stati indotti a rimanere con un'offerta allettante, rimanere proprio il giorno del tragico evento. Cosa si aspettano le difese, delle parti civili ovviamente, anche perché si parla di 151 anni e mezzo di carcere, una insomma, richiesta ragguardevole? Per quanto riguarda la mia assistita, non c'è stato mai desiderio di giustizialismo, di trovare un colpevole a tutti i costi, ma di capire perché quelle persone che erano andate per una vacanza non sono più tornate, perché i lavoratori che erano lì dentro non sono più tornati a casa. Non si può morire nel nostro secolo in un luogo di vacanza. Un luogo di vacanza deve essere maggiormente tutelato, soprattutto un edificio che stava in una via che si chiamava Canalone. Siamo con Alessio Feniello, il papà di una delle vittime della tragedia di Rigopiano. Stefano, ecco, oggi è un giorno importante, Feniello, perché quantomeno si metterà un punto con questa sentenza ad un processo che ha avuto una cassa di risonanza enorme, sia per il numero di vittime sia per tutto quello che è ruotato attorno, giusto? Sì. Hai detto le parole giuste, è un processo molto complesso, ci sono stati 6 lunghi anni di lavoro e io personalmente, penso anche gli altri parenti delle vittime, abbiamo apprezzato il lavoro dei pubblici ministeri, non mi stanco di dirlo fino alla fine. Ho visto in loro veramente persone serie, persone convinte del loro lavoro, e ho ascoltato con attenzione anche le loro arringhe, persone che io stimo in questo momento. Io avevo perso la fiducia nella magistratura fino a qualche mese fa, me l'hanno fatta riacquistare loro ascoltando i loro discorsi, e mi auguro che il giudice San Andrea faccia tesoro di queste parole dei pubblici ministeri. È chiaro, sarà un compito molto, molto difficile oggi per lui. Lei poco fa ci ha detto, microfoni spenti, non vorrei trovarmi nei panni del giudice proprio per la complessità di quello che è stato ed è tuttora questo processo. Lo confermo, sono convinto che il magistrato oggi è chiamato a dover decidere su una cosa molto grossa, dove c'è di mezzo lo Stato, dove c'è di mezzo la prefettura, il comune, i politici, e è un compito molto difficile, ma voglio sperare che se ne esca vincitore.